Buonasera a tutti da Chris. Cazzo, grande partita dell'Italia. Ci ha preso a pallonate dall'inizio alla fine. E sentire molti esperti di calcio qua che dovevamo fare lo squadrone, Bernardeschi, Giovani. Ma che cazzo abbiamo? Siamo lontani tre galassie da questi qua. Germania e Francia sono soprattutto le Spagne. Questi qui, se li prendi bene, li pressi in difesa, questi qui soffrono. Sono bravi davanti, ma se li soffri, se li pressi, li prendi in difesa. Ma noi facciamo caccare. Abbiamo una squadra che è ridicola. Gagliardini, mi parlano di Gagliardini, Bernardeschi, Verratti, è 2 anni che fa schifo Verratti, Enrico, De Rossi da pensionare, Buffon il primo gol che ha preso, ma l'avete visto? Centrale la punizione, un portiere più giovane lo prende, quello non è più esplosivo, esplosività non ce n'è, non parlate perché giocando alla Juventus che me ne frega un cazzo, potete anche giocare nell'Inter, cioè, sei bravo e 41 anni smetti di giocare, basta, devi finire, sei un pellaio. Cioè, no, non pellaio, nel senso che adesso non c'è più l'esplosività, dai, la punizione si prende, la centrale, tirata bene, quello che volete, ma uno giovane te la prende, adesso. Non dico di essere Donnarumma, ma che cazzo volete voi, importa. Però la squadra da rinnovare, e fin quando non si mettono le squadre riserve, come in Francia, come in Germania, come in Spagna, come in Inghilterra, i giovani non li tiriamo fuori. Guardate la Francia, Mbappé 18 anni, Dembélé 19 anni. Diakité, che ve lo dico oggi, già detto anche ieri, l'anno scorso era a Rennes, adesso l'ha preso il Monaco, sarà a riserva perché adesso sono arrivati pure Keita e Jovetic, ma intanto in queste 4 giornate ha messo ferro a fuoco tutte le difese avversarie. Tra lui e Falcao hanno fatto disastri. Andate a vedere l'ultimo Monaco-Marsiglia, 6-1 per il Monaco. Vedete gli highlights? Vedete questo Diakabi. Caramo, che tutti pigliate per il culo, che è fortissimo e lo vedremo nell'Inter, quello prenderà il posto a Candreva. Noi giocatori così non tiriamo mai fuori. I nostri che giocano la primavera vanno a Serie D. Questi qua, quando cominciano a giocare nelle primavere delle loro squadre, quando sono bravi, quelli bravi, 16 anni, li mettono a giocare nelle riserve, in Serie C, in Serie B. Per quello hanno i giocatori che escono e noi non ce li abbiamo. Noi abbiamo, per esempio, faccio l'esempio dell'Inter, Pinamonti è un bel giocatore, ma se tu lo metti a giocare in Serie A, deve andarsi a fare le ossa, non sarà mai pronto. Se noi lo mettiamo nelle riserve. Dei talenti così non ne tireremo mai fuori e saremo sempre lontani. Oggi qualche occasione l'abbiamo avuta, però dai, primo tempo sono stati ridicoli. Ci hanno preso a pallonate, ci hanno preso a pallonate. Cioè, ma cos'è questa squadra qua? È quello che piaceva, andiamo là, facciamo, cazzo facciamo. Abbiamo una squadra che è ridicola, rendetevi conto, ma pure se andiamo ai mondiali che ci andiamo a fare? Poi io spero di andarci quando, se vinciamo poi lo spareggio, il barrage, però dai, siamo lontani, galassie, galassie. Germania e la Francia ce li scordiamo. Hanno tanti di quei giocatori e noi fin quando lo mettiamo i campionati delle riserve, quelli belli là ce li scordiamo. Parlavate di Spinazzola, dei Conti, dei Danni, ma sono lontani anni luce, siamo lontani anni luce. Poi giochiamo ancora con De Rossi, basta, sti cazzi De Rossi. E basta con questi De Rossi, con questi Buffon. Via, se dobbiamo rinnovare, rinnoviamo e basta. Mettiamo i giovani, facciamoli giocare. L'Under 21, è ancora 3-4 pere con la Spagna. E allora di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ma vedete la differenza? No, i nostri Under 21 giocano in Serie B. Questi qua giocano in Serie A, questi qua. Giocano nella Liga A, cioè nella Liga Spagnola. Non giocano in Serie B, ce n'è uno o due forse. Loro hanno i campionati di riserve. Quando tu c'hai uno bravo a 15-16 anni come Mbappé, lo metti nel quello che chiamano lo stand de formation. Questi qui giocano con quelli che nella squadra di riserve, giocano cioè Serie B, Serie C, se allenano con i professionisti. È un campionato professionistico. La nostra primavera equivale a una Serie D scarsa. E se l'Italia non se lo mette in testa, noi di talenti così non ne avremo mai. Quindi, e poi Spagna-Italia 3-0, potrebbe essere 4-5. Ne usciamo con le ossa rotte. Adesso, si può perdere con la Spagna, ma ci hanno ridicolizzato. Cioè, un'altra categoria, eravamo lì così. Cioè, Isco che prendeva per il culo Verratti, che poi non si cazzo, cazzo c'è sto Verratti. Oh. Cioè, scorso anno ha fatto schifo, quest'anno sta facendo schifo, ma Verratti non sarà neanche più titolare adesso. Che hanno preso Wendel, quel Wendel lì, diceva Wendel brasiliano, quello è forte. A Verratti gli piglia il posto. Bernardeschi, dai, Berardi, Spinazzola. Ah, dove cazzo dobbiamo andare? Vabbè, dai. Ti fate sempre la fruttissima maglia, pensiamo all'Inter che è meglio e che andrebbe guardabile stasera, ma come tutti gli altri. Vabbè, ciao, dai, Forza Italia comunque, ma facciamo schifo al cazzo, facciamo calcare. Ciao!